Anna Di Martino è giornalista del settimanale Il Mondo, un'esperta del mondo del vino, che conosce sia per le sue inchieste sulla finanza, sull'economia, sui produttori. Che cosa ti sembra di questo Vinitaly 2012? Beh, io penso che le somme devono ancora essere tirate, però ho incontrato diverse aziende soddisfatte e altre un pochino più prudenti nel dire come vanno le cose. Pare che questi primi 2-3 mesi del 2012 non stiano andando poi così bene, quindi molto contavano anche dai contatti con il Vinitaly. Alcuni sono estremamente soddisfatti, altri meno. È un mondo molto variegato, dove è difficilissimo tirare un commento che raccolga tutte quante le realtà. Senti, sicuramente chi fa marketing, chi si muove, chi veramente ha la valigia in mano ottiene risultati maggiori. Non c'è certo, quindi Vinitaly va, da parte delle aziende va ovviamente lavorato e preparato. Ecco, ma secondo te, che vivi Vinitaly da molti anni proprio per la tua competenza, che cosa dovrebbe essere Vinitaly per un'azienda? Ma guarda, un momento di importante contatto non solo con i buyer e con gli operatori, che chiaramente sono al centro della loro attenzione perché devono fare ordini, ma anche con il consumatore finale, perché poi è il consumatore finale che al ristorante ti sceglie il vino. Quindi non va trascurato il consumatore finale, quindi, perché alcuni pensano che sia una distrazione, una perdita di tempo, invece non è così. Poi alla fine ci sta un ritorno anche dal consumatore finale, secondo me. Quindi abbiamo ancora tanta strada da fare nel mondo del vino, lo faremo in compagnia di professionisti come Anna Di Martino. Ci diamo appuntamento a Vinitaly 2013. Certamente, buon lavoro intanto. Grazie.